Eccoci, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutte. Siamo in diretta, Oh. io e Chiara. Questa sera che vi facciamo compagnia per Con un bel il nostro, centrotavola. con un bel centro tavola, il nostro appuntamento gioca con Marta Attack. Aspettiamo che arrivi qualcuno, intanto saluto tutti, come Magari stanno sempre, finendo di cenare. appena avrò i commenti vi saluterò in prima persona, adesso faccio un saluto in generale. Ormai siamo agli sgoccioli di questo gioco, quindi non vi arrendete proprio adesso, mancano poche dirette, penso 3-4, dai, poi siamo a Natale, finisce l'anno. È già volato un altro anno, facciamo un po' i nostalgici stasera. E niente, aspettiamo un attimo perché io non vedo se c'è qualcuno, non leggo niente. E quindi Ciao, ci sono, vedo. Chiara ha fatto un bellissimo centrotavola che E adesso iniziamo adesso Strawberry. facciamo vedere, poi diremo i vincoli, le scadenze, come sempre. Poi è difficile da mostrare in Cosa si diretta. vede qui? Guardate che meraviglia. Bellissimo. Si nota? Aspetta. Ci sono anche le luci. Un po' difficile davvero farlo vedere così in diretta. Sì, in poco Ci schermo. Ciao sto Donatella. provando. Allora, Ciao vediamo così. Roberta. Aspettatela, così forse sì. Aspetta che tolgo il cavetto qua per ora. Così magari si vede meglio. È bellissimo, una meraviglia. Ecco qua. E oggi quindi rifacciamo questo, però sui toni dell'azzurro. Sui toni dell'azzurro e poi ciao Ana, buonasera. E diciamo che per voi lo semplificheremo, nel senso Sì. non dovete necessariamente fare tutto, anche se è bellissimo, io lo farei. Allora, ma in una diretta faremo tutto questo, però voi ovviamente non vi chiediamo di fare tutto questo, insomma. sì. Diciamo che, vabbè, diciamolo subito, sperando che Sì. dopo lo ridiciamo anche più tardi. Allora, quindi il vincolo che abbiamo pensato obbligatorio è realizzare un centrotavola semplice, diciamo, solo la base di questo centrotavola come l'ha fatto Chiara. Quindi la parte superiore potete anche non metterla. Il vincolo opzionale è quello delle casette. Quindi per decorare il centrotavola ci potete mettere tutto quello che volete, ovviamente tridimensionale, quindi centrotavola 3D. Però almeno una casetta. Se mettete le casette avete anche il punto bonus. Diciamo che le casette ci vanno, dai, se no che ci mettete solo gli Sì. alberelli. Solo gli alberelli. Ciao Agata! Casette natalizie c'erano sempre. Ci sta, ci sta. Poi tutto il contorno, le palline, l'anello, le lucine, a vostra discrezione se le volete mettere. Noi questa sera faremo il centrotavola proprio così come lo vedete, in un'altra colorazione, e voi lo potete interpretare un po' come volete. Certo. La scadenza sarà quella dei 10 giorni, quindi il 5 dicembre alle 23:59. Mentre se riuscite a farlo velocemente, quindi avere il punto bonus, dopodomani, quindi il 27 novembre alle 22:30. Ciao Gerarda, buonasera. Dopo più tardi, comunque per chi si è collegato non proprio dall'inizio, ripeterò tutto, non vi preoccupate. Che dite, vogliamo cominciare? Sì, Cominciamo? anche un po' Ormai, lunghe. come avete visto, siamo nel pieno mood natalizio, anche perché manca esattamente un mese oggi, quindi questo centro tavola è perfetto per decorare la vostra tavola delle feste. Chiara, per fare questo progetto, ha usato le carte di Lora by Lora che trovate disponibili sul Questa sito rosa, e sì. nel protocontitore. Questa sera facciamo un'altra versione con le carte di EcoPark che però sono momentaneamente terminate. Sono questa. E, vi ricordiamo appunto che c'è il prodotto contenitore con tutti i principali prodotti,
usati, quindi le postelle, la carta, e che questo video lo troverete anche su YouTube appena riusciamo a scaricarlo, insomma, i tempi tecnici per caricarlo. Direi che possiamo cominciare perché non è Sì, tanto vai. difficile, ma così non andiamo lunghi e non vi... non Esatto, no, vi... di difficile praticamente non c'è niente. È Ciao solo Elisa, magari un ciao po' Anna. lunghetto. Vai. Allora, metto questo da parte, se no ci disturba. E iniziamo. Allora, stavo già Iniziamo iniziando, con io tutto uso. Frozen. Sono... Non ho Ho capito. sentito Beretti che ho dato ciao Elsa, ciao Anna. Sono quello di Ah, Frozen. Elsa e Anna, infatti. Ciao a tutti. Lo dico la mia stupidaggine quotidiana, non sono contento. La regia vi saluta questa sera, interviene, non so se lo sentite anche senza il microfono vicino. Niente, ha interrotto per dire le sue stupidaggini serali. Non avevo ricollegato, in effetti. Vai, Allora, Chiara. io inizio a fustellare, quindi sto usando qualche fustellata l'ho già fatta e ho usato questa. Sto usando entrambe le fustelle di Kimons, Paper Village. Una è Paper Village 1 e Paper Village 2. Ok, così abbiamo due diverse versioni, ma volendo si può usare anche una sola fustella perché vi fa praticamente un sacco di serie di Di casette casette. diverse dovute alle finestrine che cambiano. Allora. Quindi adesso fustello questo, qualcosa l'ho già preparata. Iniziamo. Questo qui. Ditemi se mi vedete, sì. Ciao Anna, buonasera. Finestrella la voglio qua. Sono perfette queste fustelle perché sono piccole e ci stanno anche nella sidekick. Eh sì, infatti sono comode perché si Sì. possono sfruttare. Poi la sidekick è più maneggevole più Infatti, rispetto alla Big Shot. Ciao Cinzia, ti risaluta sì. anche Quindi la regia. ne facciamo. Ciao. Ne facciamo una con le finestrelle e una invece senza niente. Che praticamente risulterà il retro, tanto il retro non ci serve che abbia le Sì, finestre il vuote. decoro. Quindi per ogni casetta va fustellata due volte, quindi una per il davanti e una per il dietro. Esatto. E poi si possono mettere tutti questi accessorini tipo finestre, porticine, oblò, Sì, vedo, ora. e decorarli come volete. Facciamo adesso anche la chiesetta, che non deve mancare in un villaggio natalizio. Allora, io ringrazio pubblicamente Cinzia che mi ha invece fatto notare Che che in cosa? pratica ho messo il titolo del Gioco. Magic Winter con il vecchio banner. Ah, ecco. Grazie Cinzia. Grazie, aiuto regia, allora. Io neanche me ne sono accorta, figurati. Ma io idem. E forse perché noi siamo magari concentrate. Sì, infatti. Allora, ci sta bene in teoria anche questo. Allora, qua servirebbe magari un pezzo di scotch o un washi tape. Comunque, io ho avuto proprio l'effetto wow quando ho visto questo centro tavola, voi? Sì. Allora, si può usare anche la piccolina. Sì, infatti l'abbiamo proprio appena detto, quindi anche la Catti, ovviamente, che è anche leggermente più grande rispetto alla Sidekick. Ciao Barbara, buonasera. Ciao Daniela. E non è facile trovare. Aspetta, stavo leggendo Dei progetti devo usare questa fustellatrice. un commento. Eh sì, perché magari non... Intanto metto il prodotto Essendo contenitore. piccolina.
Sì, adesso Pier Giorgio mette il prodotto contenitore, che vi ho già detto prima, che raccoglie appunto i prodotti principali. Ok. Di qua tolgo invece solo la porta. Ciao Franca. Infatti Anna dice wowone per il progetto Grazie. stupendo. Ciao Claudia, ecco qua. Ciao Claudia, ciao Sono... Cinzia, di nuovo. Ciao Ciao. Franca. Franca è curiosa, quindi probabilmente non ha ancora visto il progetto perché si è appena collegata. In effetti, fra poco lo facciamo vedere perché adesso Ancora faccio ha tutte le rivedere. Grazie. fustelle, tutte le casette fuori Devo costellare sul adesso. tavolo. Eh sì, se no, dopo deve sparecchiare, riapparecchiare. Esatto. Perché ce n'è da fare. Non sembra, ma ce n'è. Allora, adesso, visto che mi serve il tetto. No, Claudia, sei ancora al lavoro, mannaggia. Non ti Aiuto. preoccupare, abbiamo iniziato proprio da poco. Chiara ha solo iniziato a fustellare Sì. le casine, che Ho iniziato sono un anche po', un insomma. pochettino prima della diretta perché se no rimango un'ora senza installare e non mi sembra il caso. Ovviamente abbiamo detto che le casette sono il vincolo opzionale, volendo. Se non avete la fustella, penso che non sono neanche troppo difficili da fare a mano. Sicuramente me lo rifinite oppure con la Cameo, con la Cricut, insomma, potreste usare un po'. No, ma sono molto semplici, io ho provato a farne anche se si hanno quelle casette in 2D. Se tu le rifustelli due volte, poi ti, cioè, poi ti tagli tra due quadrati o rettangoli della stessa altezza della fustellata, ti puoi fare Sì. direttamente la casetta. Vedi questo? Sì, vado. No, sei fuori di camera. Ah, perché lo stai facendo vedere di là? Sì. Questa è fatta. Dov'è? No? Con un'altra fustella. Comunque, con una fustella di Lola Bellora dove c'era solo la casettina, ad esempio. Questo non mi ricordo. Comunque, in tanti E hanno quindi l'hai queste resa 3D? immagini. Eh sì, infatti, perché alla Esatto. fine una volta che hai il fronte fai anche il retro e poi aggiungi i laterali, Sì. effettivamente facendo delle alettine sì, e le Allora, adesso rendi devo 3D. aggiornare, quindi ho fatto queste due, perfetto, col Allora tetto. Franca, buona cena, visto che devi ancora cenare, noi ti facciamo compagnia mentre ceni. Allora, e il tetto è questo, e uno è fatto, giusto? No. Ma l'avevo fatto il tetto di questo, sì. È qua, ok, sto incaraggiando. Allora, una casetta è pronta, è qua. Adesso devo preparare le fustellate piccoline. Quindi Ciao un'altra è Carla. questa è pronta. Questa. Con questa. Che poi il problema dopo quando fai troppe fustellate, capire qual Ah, è. Che qual deve è il come si accoppiano, essere. diciamo. Ok. Questa è qua. Mi manca un Ciao tetto. Giusy. Allora, Più o mi meno quante casette avevi messo nel progetto iniziale? ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei Quindi ogni da casette. 1, 2, 3, 4, 5. Va bene 5? Ma sì, poi ci metti l'alberello, ci metti un alberello in più e a posto. Magari adesso mi serve solo il tetto, che quello non l'ho preparato. Quindi di 1. Secondo me mancano tutti. Allora, uno qua e l'altro grandetto era qua. Un tetto in più non fa mai male, no? Sì, lo tieni di scorta.
Non si sa mai. Allora, vediamo se ci sta tutto. Sì. Dove? Ok, direi che ci siamo adesso. Quindi ho la busta latta di qua. L'altro tetto è per questo. Voi mi vedete? Sì, perché io non guardo Sì. mica tanto se. Allora, poi questo le sistemo dopo. Ritiriamo. E magari se poi appena togli tutte le bustine facciamo rivedere il progetto, Franca, Sì, spero che tanto adesso ci sposto tutto. sia e non stia già mangiando. Vediamo. È Franca, giusto che lo vuoi vedere? Sì, è Franca. Ma penso forse anche per chi Ok. si è collegato un po' dopo. Va bene, adesso sposto. È un centrotavola molto 3D, molto voluminoso, ma voi non vi preoccupate, non dovrete fare proprio tutto. L'ho già detto all'inizio, ma adesso lo ripeto come lo facciamo rivedere. La dispensa con lo schema di una casetta, Giusy? Ciao Lena, penso che si trovino comunque online dei pattern Ok, guardate. di casette. Aspetta, forse, ah sì, perché forse è meglio se ingrandiamo un attimo regia. Allora, un attimo, ingrandiamo lo schermo, riusciamo o ci incasiniamo con le inquadrature? Vediamo, Vediamo. perché StreamYard fa un po' come gli pare, diciamo. E allora, tolgo te per un attimo. Sì. Anzi, no, tolgo il tavolo. Non ho l'audio Eccola. però, eh. Non ha l'audio. Eh sì, perché l'audio era sull'altro. Ok. L'audio no, è sul computer, quindi mi Ah, sentono. ok, quindi sì, ti sento. Ok, comunque si vede, sì. È bellissimo. Quindi dicevamo che per partecipare a questo progetto dovrete appunto rifare un centrotavola. Con degli elementi tridimensionali che potrebbero essere quelli che volete, se mettete le casette avrete appunto il punto bonus. Quindi la parte superiore che è bellissima e io non la toglierei, ma se non ve la sentite perché è troppo grande, potete anche ometterla, quindi sia l'anello che tutta la cascata, diciamo, di palline non è assolutamente necessaria per la partecipazione al gioco. Ok, adesso che la regia ci ha rimesso in linea come eravamo, che meraviglia, dice Franca, bellissimo, wow, che Grazie. meraviglia, ecco qua. Allora, vi metto il link delle fustelle delle Sì, delle casette. casette di Timorz, se non Sì. sbaglio, della Sizzix. È la scadenza, quindi ve lo ripeto perché appunto per chi si è collegato successivamente, è quella del 5 dicembre alle 23:59. Se riuscite a finirlo entro dopodomani avrete quindi il punto bonus, quindi entro il 27 alle 22:30. Chiara ha usato il legno, mi sembra, tipo la corteccia, come si chiama? Il disco di legno, giusto per la Sì, base? è un disco di legno, questa Poi volta sì, potete per usare. incompensato, ma questa volta sto usando proprio un disco di legno, un tronchetto, che ho trovato in garage, non mi ricordo, ecco, mi è caduto il cerchio, sto usando questo. Voi potete usare un po' quello che volete, voglio le Sì, qualche casette.
Io ho trovato un sacco di cose a casa, cioè da poter usare, anche un vecchio piatto magari decorato, quindi cioè, Sì, infatti un vecchio cose di piatto, riciclo. oppure potrete fare magari un disco di cartone vegetale, lo rivestite con della Esatto. neve finta, con quello che con dell'ovatta che comunque Io simula ad la. esempio uso un pezzo di feltro che praticamente sto lavorando, lo tiro e sembra neve. Infatti è bellissimo, sì. Ho cercato quello che usano per decorare i negozi, ma non l'ho trovato in vendita. A momenti lo volevo strappare dal negozio, non lo so per decorare, ma mi scocciò. Io ho detto: questo è perfetto. Ciao Roberta, buonasera. Franca, le casette sono sul sito, anzi se approfitti che c'è anche da oggi abbiamo il Black Friday, infatti facciamo questo piccolo messaggio promozionale. Da oggi fino a domenica sera, quindi alle 23:59, c'è il Black Friday cashback, quindi potete ordinare quello che volete, senza Ok. eccezioni. E avrete un buono del 30% di quello che avete acquistato ad esclusione delle spese di spedizione da spendere poi entro il 31 dicembre, senza minimo d'acquisto e ovviamente spese di spedizione anche qui escluse. Roberta dice che amore questo progetto. Grazie. Ah, è Ruby. Ciao. È una mia compaesana, Ruby. Ah. C'è Il del tifo inglese. tifo. Quindi stai cordonando tutte le pieghette delle Esatto. casette. Lo sto facendo a mano perché tanto la fustella già ti permette, ti fa vedere già le segni. E adesso iniziamo a incollare. Così abbiamo la versione blu e la versione rosa. La versione rosa che ha già fatto Chiara, ha usato, ve lo ricordo, le carte di Lora Bailora, mentre per queste blu ha usato quelle di EcoPark, ma ci sono forse anche quelle di Monoscrap che sono sempre sul celeste, che si potrebbero magari usare. Eh sì. Ecco, Infatti Claudia dice, tipo per te arriva da nord a sud, isole incluse. Infatti. Ciao Erika, anche lei è una tua vabbè, compaesana, Erika, penso no, di è sì. sarda, ma non è di Iglesias. Ah, ok. Scusa, dal cognome Guardate se insomma di Iglesias. avevo intuito, ma pensavo tu intendessi tutta l'isola, invece no. Proprio della stessa città. Proprio della stessa città, quindi vi siete anche conosciute. Sì, ma anche con Erika, tramite Asi. Eh Avete fatto i meeting. sì, proprio anche da poco. Allora, non vuole scendere la cola. Uno è fatto adesso. Il tetto. Quindi mi piace molto anche fare i vari contrasti, usare, che ne so, per una volta il celeste per fare le basi della casa e poi invece lo scuro per fare il tetto e viceversa. Per non essere tutti uguali. L'isola è grande. Ciao Eh sì. Scusate se ogni tanto io smetto di parlare. Mi concentro talmente tanto. sì, per incollare E ci vuole ancora non ho preso la palla a concentrazione. caldo.
Ah, ecco, te lo devo ricordare io, quindi Esatto. sei in ottime mani. È ancora Chiara, presto. ricordati di attaccare la colla. Allora, dimmelo quando sto finendo di fare gli alberelli. Va bene, me lo ricorderò. Allora, diciamo a chi ci Se no, sta ricordatelo ascoltando anche voi. perché io me lo scorderò. Ci ricordate per favore che Chiara fra un po' deve accendere la colla. Ciao Per favore. Annalisa, sono piccine le casette. Sì, sono piccole, in effetti, No, sono piccoline. Ma come anche avete per visto fare gli esami a all'inizio. posto. Guarda, aspetta. Come avete visto all'inizio, le ha usate nella sidekick proprio perché sono piccoline, ma poi, Ora, insomma, questo non messe. c'entra niente, però questa, ad esempio, le ho fatte l'anno scorso per i segni a posto per Natale. Che carini. Sempre fatte con queste fustelle. Ho usato, tra l'altro, le piccole scritte, queste erano di moda scrap. Ed è Sì. semplicissimo, con un cartoncino ho fatto praticamente segni a posto. Infatti, E si può abbinare alla fine a centrotavola, se volete. sì. E Tutto abbinato. poi le casette, stavamo dicendo, sono in realtà sì piccoline, però poi messe tutte insieme all'interno del Sì. centrotavola non sono poi tanto piccole, cioè sono adeguate Sì, infatti. al centrotavola. Anche perché le misure potete un po' usare quello che volete, se lo volete fare molto grande oppure se lo volete ridimensionare. Quello di Chiara orientativamente sarà un 25-30 centimetri, penso, di diametro. Allora, il cerchio, quello che devo usare per le palline, è un 25 centimetri. Quindi era un Invece occhio sciolto il e diametro, secondo me, di quell'altro era un 20. Questo invece in legno è più grande. ok. Però ho Quindi dai, trovato questo diciamo a tra i casa 20 e e i 30. sì. Sono carine anche per realizzare il segno a posto, infatti Claudia le Sì. abbiamo appena fatti vedere. Si possono fare composizione tagliando e aggiungendo i pezzi. Esatto, sì. Avevo fatto però con quelle grandi sempre di T-Malls, non so se avevi visto che aveva fatto varie serie, che Sì. l'ha fatto, infatti una l'avevo proprio presa, quella con 1.000 fustelle, 1.000 praticamente fustelline, una attaccata all'altra, quella ci avremmo messo tantissimo solo per affustellare, però è un bel risultato quando si fa tutto. E con quelle avevo fatto il villaggio proprio di Halloween. Bello. Sì. Allora, il numero della fustella lo vedi anche nel pronto contenitore, il codice. Sì, Elsa, l'avevo inserito. se tu vai nel prodotto contenitore, è caricato e da lì puoi prendere il numero. Allora, ve lo dico, 66. Aspetta, 55, 85, 1 e l'altro 66, 4, 7, 4, 1. Anche comporre un paesaggio nella ghirlanda di polistirolo. Sì. Eh sì, esatto. Si può, con le casette intendi, Franca? Sì, si potrebbe fare appunto un bel paesaggio all'interno della ghirlanda. O anche ricreare un villaggio non per forza a centrotavola, cioè magari fare una cosa lunga e non per forza tonda, magari per lungo fai proprio una specie di villaggio di Natale con gli alberelli, le luci, molto bello, anche come un decor natalizio. Allora, qual era questa? Qui sta diluviando, da voi? No. No, da noi oggi no, però abbiamo passato Meno delle giornate abbastanza piovose. Quasi tutti i giorni. male. E vabbè, ci ha graziato per un sacco di tempo, non più, cioè.
Però è giusto che piova anche. Allora, sì, le fustelle in realtà sono due, una è terminata, però diciamo che fa degli elementi diversi, quindi fa delle casette un po' diverse, mi sembra l'altra. Ma abbastanza simili, quindi non è che... Cioè, io sono fissata, le voglio entrambe. Per chi come me fa collezione, però... Basta anche una per fare il villaggio, eh. Basta avere le fantasie, si può fare tutto. Aia. Ok, anche questa è fatta. Qua ci metto anche... Ah, sai che adesso mi sa che si è sentito proprio Si l'acqua? sente la pioggia? Sì, Sta adesso che c'è stato un attimo di silenzio, ho sentito. piovendo parecchio. Sì, io ho usato due fustelle, Frank. Però due fustelle per avere praticamente tutte case diverse. Ma volendo puoi usare... C'è una sola fustella e già ti fa comunque sia, guarda. Già solo con una fustella... Te ne fa praticamente 5 diverse. Ah, bello, sono fatta di legno. È come devo fare più o meno oggi io. Allora, questo era di qua. Aspetta che io ogni tanto mi perdo con le fustellate. Allora, Anna dice che l'anno scorso ha fatto anche lei un villaggio simile al tuo, però era su una fetta di legno. Infatti, anche Chiara stasera lo farà su una fetta di legno. E adora queste casette. Quindi, hai usato anche tu queste casette, Anna, per fare il villaggio? Beh, oltre a Timolz, chi è che ha fatto le casette così? Forse nessun altro, sbaglio. Sì, Timolz ha fatto sia queste che quelle Bigd che poi sono uscite fuori produzione, però Peccato, io ne sono persa una di quelle. Cioè, ce le ho tutte. sempre Timolz mi sembra che solo lui le abbia fatte. Vero, solo lui. Sì. Non È mi un sembra di aver genio. visto altro in giro. Ma secondo voi sto sbagliando? Non è giusto. Ok. Questo ha le finestrine che si aprono? Sì. Che carino. Allora, un altro tetto, quale sarà tra le due? Questo. Comunque, adesso voglio sapere le vostre idee, per fare questo centro tavola. Se Sì. non metti che non avete le casette, cosa potreste usare? Degli alberelli? Tutti alberelli 3D? Oppure? Dai, vogliamo sentire le vostre idee. Eh sì, e soprattutto le vogliamo vedere poi realizzate, quindi non basta scriverlo. Anche perché se volete i punti lo dovete rifare, quindi.
Ah, Anna mi fa compagnia, mi sta da ricovero anche lei, ok. Meno male, mi sento meno sola. Ok, allora. Anche io davvero vedo casette, fustelle di casette le devo avere, qualsiasi forma siano, 2D, 3D. Un'altra casetta è pronta, manca questa. Poi facciamo gli alberi. Nessuno suggerisce niente, però. No, No. stavo pensando. Beh, potrebbe essere anche un qualcosa di floreale. Vabbè, tipo i fiori, come si chiamano? Le stelle di Natale. Ah, sì. Allora, per adesso in totale ne sto facendo 1, 2, 3, 5 ne sto facendo, però mi sembra che lì ne avevo 6. Nel progetto iniziale. Un bosco di alberi fatti con le pigne. Interessante. Sì, quante casette avevi appena risposto? Ok, forse ho letto un po' in ritardo il commento. Stavo sistemando il monitor, scusate. Allora, un altro tetto. Ci sono quasi. No, no, infatti sono abbastanza veloci, ci vuole solo un attimo Sì, di rispetto alle attenzione. altre che aveva fatto invece, ad esempio, quelle della Biggs erano molto più lente perché erano piene di particolari. Cioè, tutto un altro effetto, però sono più grandi. Devi fare tutte le finestrelle, fustellare la finestrellina, fustellare la porta. È proprio diverso. Questo non riesco a attaccare il tetto. Non mi devo distrarre, inutile. Da, ci sono. Da, me ne manca una. Piccola torre. Poi giustamente, siccome la stessa fustella va usata due volte per fare il fronte e retro, se si usa un pad bifacciale, una bisogna farla da un verso e una dall'altro.
giusto? sì. Per fare lo stesso, la stessa fantasia, insomma. Ok. Quando si affretta. Ok, vediamo che in colibrina. Quando si affretta la colla non collabora. Esatto. Adesso qui. Ok, nel frattempo si incolla meglio. È tutto questione di attesa. Mettiamo il tetto anche a questo. No, però mi piacciono anche le carte scelte. Non so, sono belline quando si usano quelle pattern, oltre che farle bianche. Però anche fare un villaggio di Natale, con, ad esempio, con tutta la carta bianca, con ad esempio la tua, quella neve, secondo me è molto carino. Ok, ora iniziamo a fare invece gli alberelli. Io avevo fatto varie fustellate qui. Quindi per fare gli alberelli in 3D, io ho fustellato ad esempio 4 volte l'albero. Poi prendo un rivelo, traccio la mezzeria di ognuno. Adesso uso il punteruolo che me lo traccia di più. Ho usato la tua carta Marta Tac per farlo. Martellata. Martellata, sì. Poi E quindi questa operazione si può fare con tutte, con una qualsiasi fustella albero, insomma. Esatto, con qualsiasi fustellata. Che non nasce come fustana 3D. No, no, io ho imparato Accendi a la fare colla, grazie Carla. Brava Carla. questi alberelli così in 3D quando facevo gli alberelli in 3D con il feltro e usavo la Bix, quella grande dell'abete, mi sembra che era anche quella di Timons. Sì, quella sfrangiata tutta Esatto, e bella. facevo proprio così. Cioè, ovviamente con il feltro dovevo tagliarlo tutta a metà e poi incollare piano piano, pezzo per pezzo. Quindi io adesso ho ripiegato. Metto un filo di cola nella mezzeria qui e lo faccio combaciare con un altro alberello, cioè un'altra fustellata piegata, ok? E lascio così per un po'. Magari
Anche con una pieghetta qua invece è il caso di comprimere meglio, perché così si attacca prima. Nel frattempo ne faccio anche altre, che tanto alberelli ne servono. Quindi anche qua prendo la riga e divido. Non vado a piegare direttamente qui perché comunque è troppo piccolo l'albero e non riuscirei magari a piegarlo e a dividerlo a metà precisamente. Perfettamente. Quindi anche qua la stessa cosa. Ok, faccio combaciare anche qui. Allora, adesso questo che ho lasciato un pochettino riposare, lo riprendo, metto di nuovo un altro filo di cola e attacco qui. Se notate, se volete fare anche un bigliettino, questo è bellino se magari lo lasciate così direttamente attaccato, un bigliettino in 3D. Sì, molto molto carino. Io però non lo devo usare come bigliettino, quindi dovrò attaccare anche qua. Molla è un po' più difficile perché c'hai l'alberello dall'altra Yes, parte. sì. Ecco, e uno è fatto. Però adesso non lo tocco più di tanto perché dopo si può magari modellare un po' Aprire. di più per aprire le varie foglie, però se lo faccio adesso si scolerebbe, ok? Qui lo lasciamo così in pace. Alberelli ovviamente ne fate a piacere. Adesso magari ne faccio un altro paio, poi ne metterò. Altri. Eh sì. Però se mi metto qua a fare adesso tutti gli alberelli, finiamo domani mattina. Facciamo notte, vai direttamente al lavoro senza dormire e non è raccomandabile, diciamo. Penso proprio di no, lo sai. No, ci vuole un po' di freschezza. Non sarebbe d'accordo il mio capo, soprattutto. Infatti. Allora, anche questo pieghiamo. Ah, una raccomandazione poi è da tagliare il tronco, perché se no non riusciamo a tenerlo dritto l'albero. Almeno io non ci riesco. Oh, se voi ci riuscite, ben venga. Allora, ne faccio un altro con un altro tipo di fustella, è più fine, sempre presa da questo di Laura Bailora, ma ripeto, potete usare qualsiasi tipo di fustella a forma di albero, qualsiasi proprio. E che ho scelto queste perché più o meno ci stavano
anche con la dimensione delle casette. Perché all'inizio ho preso quella della coppia creativa, perché anche la coppia creativa è quella dove c'è la rinina, cioè. Però è troppo grande, È almeno per troppo le mie grande casette. l'albero rispetto a queste casette. Allora, quindi anche qua la stessa cosa, quindi ripieghiamo, questo magari è un po' più complicato perché è più piccolo Ancora. l'albero, ma esce uguale. Quindi incolliamo. Lasciamoli un po' in pace. Nel frattempo ne faccio un altro e basta. E poi dopo mi metto a fare la parte con la colla a caldo. Ad incollare tutto ed assemblare, poi penso che ci siamo Esatto. alla fine. È un po' lento attaccare tutte le paline. Adesso vediamo un po' se mi sono magari. Rispetto all'altra volta che ho capito il metodo, sono più veloce, non lo so. Però sono troppo curiosa anche di vedere l'effetto con il colore azzurro, vederlo finito con le paline azzurre e argento. Quindi non vedo l'ora di vederlo finito. Quindi lo dobbiamo finire per forza in diretta. Sì, oh, se non mi volete più staccate, ma io lo devo finire entro prima di andare a letto, quindi No, io lo non te che ti devi finisco. svegliare presto. Pazienza, però lo devo finire in qualche modo. Allora, anche qua uguale. Comunque sono di effetto, vero? Gli alberelli così. Molto, molto. Sono proprio belli. Ok, lasciamolo riposare. Nel frattempo incollo qua. Quindi avete deciso come lo farete, il centro tavola? Io per esempio mi è appena venuto in mente perché, vabbè, forse è poco originale, comunque con una natività, perché no? Eh sì. Con degli gnometti fatti con Belli. pannolenci. Ma adesso anche con gli elfi, visto che va di moda l'elfo. Che poi io l'ho scoperto l'anno scorso di questa cosa delle porte degli elfi, eh. Non Ah, avendo del figli, non sì. Ah, sapevo. sì, oddio, l'Elf on the Shelf. No, io lo conoscevo da tanti anni, però non l'ho mai fatto, purtroppo. No. No, ormai sono grandicelle. Però fa troppo Abbiamo passato. ridere. Sì, ma poi vedo sempre i post delle mie amiche che lo fanno, mi fanno sempre divertire questo elfo che fa le marachelle di notte.
i posti possibili e immaginabili Bellini. dove si nascondono. Sì. Ok, mettiamo anche qua. Ok, direi che per adesso gli alberelli li lascio così. Tanto poi quelli si possono aggiungere. Però almeno avete visto come li ho fatti. Se avete dubbi, chiedete. Sono qui per questo, ma non penso che ci sia. No, infatti sono abbastanza semplici, però molto molto carini. Adesso. Adesso viene il bello. Esatto. Pensa, mi sono preparata una cesta con tutte le palline. Belle. Allora, prima di tutto, però, inizio a mettere le luci nel cerchio. Se non funziona, aiuto. Come faccio? Come fa? Ok, funzionano. Quindi prima di incollare, perché poi dopo stanno attaccate insomma Eh insieme. sì, capito, quindi devo per forza capire. Allora, adesso cerco di incastrarle bene bene, ma tanto qua non si vede la parte saldata. Ok, allora considerate che il cerchio lo potete fare tranquillamente, anche con un fil di ferro lo potete fare voi. Io per comodità l'ho cioè, l'ho comprato già pronto, però era già pronto mio padre a prepararmelo. Un fil di ferro è... Anche se non è saldato, tanto comunque sia, viene incollato nella base. Per chi desidera fare questo tipo di, cioè, progetto anche con le paline, e non è necessario saldarlo. Sì, perché vi ricordo che la parte superiore, insomma, quella con le palline Non è e il richiesta. cerchio, non è richiesta ai fini della sfida. Quindi adesso sto avvolgendo tutto, cioè tutto, metà del cerchio, perché nell'altra parte non, secondo me non è necessario perché ci sono appunto tutte le palline e magari neanche si noterebbe. Aiuto, sì. Se non si incastra prima questo, no? Mi vedete? Sì, tanto mi vedete sia in un modo che nell'altro. Sì, stai Comunque, sto leggermente intrecciando. infatti. Non c'è niente di complicato. No, ma ora, cioè, ora da adesso in poi non c'è proprio niente di complicato. Ma anche in questo, era solo da incollare le fustelle. C'è solo l'idea. Ok, allora, sono bellissime queste luci, però si incastrano come niente. Sono molto sottili. Sì, infatti vedi, ti dirò che lo lascio così ora. Come faccio a risolvere? Vabbè, tanto bene o male adesso. Sì, ce l'ho fatta, ok. Faccio un altro giro e basta. Non lo mettevo l'altro giro, forse era meglio. Ok, adesso prendiamo anche la base.
L'acqua la caldo, quindi ora voglio questo che passi sopra così. E questo lo metto qua, e incollo qui. Si vede? Sì. Sì. Ok, quindi con la caldo a me. Speriamo di non ustionarmi. Ne metto un bel po', eh. No, sto sbagliando. Così. Ok, e ne metto anche sopra. Allora, nel frattempo lo tengo così fisso e con l'altra mano inizio a prendere le palline. Il problema è che è troppo calda e ci metto un po' Ad asciugarsi, ad asciugarsi. solide, Vediamo sì, solidificato. se metto delle basi, se riesco a tenerlo dritto. La farà? No. Ok, perfetto. Così ottimizzo il tempo. Anzi, ne metto anche un po' di più. Le palline credo che abbia usato diversi diametri Sì, diversi diametri per fare proprio per fare. l'effetto. Sì. E tolgo ogni pallina, tolgo il piollino, non so come si chiama. Allora chiede Gerardo usare un telaio da ricamo per agevolare l'incollaggio. Potete usare quello che volete, ma come abbiamo detto, potete anche non usarlo. Effettivamente l'anello forse è così, è un po'. Cioè, sembra complicato, in realtà una volta che la colla si è asciugata, penso che No, poi dopo ne ha comunque sia rimane salvo. immobile. Allora, io sto iniziando a togliere tutti i piollini. Poi magari si potrebbe mettere qualche casetta proprio vicino all'anello, incollarlo dietro per fargli No, ma poi dopo stare un po' più. che rimane ben fissa questa colla a caldo, non si muove più. Poi considera che sopra ci metto anche il feltro. Ci sono le Ah, luci, ok, insomma, non. non va da nessuna parte. No, già testato. No, ma infatti anche il tuo mi sembrava bello solido, bello Sì, fermo. sì, sì. Cioè, l'unico problema appunto che deve asciugare. Perché è allora, questo il Dremel ha due tipi di potenze. Questa che praticamente scioglie bene la colla a caldo, oppure c'è l'altra che è più leggera, è più dura. Siccome però il metallo è già freddo, se io lo metto così con la temperatura più fredda, non si incolla bene, si stacca. Quindi è meglio averlo caldo. Allora, io inizio già a incollare le varie palline. Inizio con le palline più grandi, in modo tale che poi dopo riesco a gestire meglio l'inserimento degli altri piccoli. Quindi inizio con una qua. Poi non preoccupatevi se si vedono all'inizio. Se si vedono la parte esterna, tanto poi dopo non si vedrà perché andiamo a ricoprirle tutte. Di una e una magari la metto qua. Vedete, una la metto proprio qua come base. Non so se si vede, forse non si vede granché, vero? Adesso non tanto perché c'è la pallina grande sopra che copre anche un po' sotto. Questo così. Vabbè, questo è un po' complicato da farlo entrare nell'inquadratura, quindi Allora. non troveremo l'inquadratura perfetta per questo passaggio.
Allora, ho inquadri a me. Cioè, però devo mettere anche in carica il cellulare. Cioè, non più un tavolo, ma inquadri invece proprio quella frontale. Davanti, ma poi si capisce. Magari sì, non lo so. E poi fai il contrario dopo. Dai, allora regia, devi venire a cambiare inquadratura. A A provare. provare, vediamo se si capisce meglio. Gira, prova. Prova, prova. Devi mettere chiara frontale più grande. Ok, cosa dite? Si vede meglio? Ok. Vado? Vabbè, adesso vedete la parte che in teoria poi dopo dovrebbe, non si dovrebbe vedere, no? Comunque, almeno vedete il procedimento. Comunque se è tutto di incollaggio e basta. Bello anche blu, già bello così. Sì, Rende, è vero, anche così. sì. Ovviamente tutti i filini li tolgo dalla cola, ma a fine lavoro è inutile farlo adesso. Allora, mi serve altra cola calda. Ti avviso, chi lo vuole fare ci vogliono parecchie palline. Perché poi alla fine devi anche nascondere i piulini, quindi servono altre palline per magari nascondere quello che si vede esternamente, capito? Beh, in quell'altro non hai contato più o meno quante palline hai usato. Allora, ho usato i quattro. Aspetta, ve lo faccio vedere. Quattro cilindri. Quattro cilindri, esatto. Tra piccoli e grandi, eh. E poi di questo cilindro, ad esempio, ne uso solo due per ogni. Si vede. Due per ogni progetto, perché sono queste due grandi. Usarle tutte grandi, poi alla fine non, secondo me non rende. Beh, no, poi si appesantisce È troppo. troppo. Più o meno quante? Aspetta, allora io ve le metto e voi le contate, perché se mi mette a contarle. Si vedono? Ah, forse no, con l'altro del tavolo si vedeva. Vabbè, dopo li mettiamo Sono un'altra inquadratura. 12. 12 piccole. 12 piccole e 12 di queste più grandi. Fai che queste più grandi, allora, di queste piccole ne uso 3. Di quelle grandi 1 di cilindro, quindi 12, e
Poi magari ne avanzano, cioè sono io che magari abbondo. Beh, l'effetto è bello proprio perché è così pieno, secondo me, se si tendono a Sì. risparmiare, magari è un effetto un po' più Non dà spoglio. quell'effetto, esatto. Non dà l'effetto wow. Tipo il gioco dei fagioli della TV. Indovina quante palline, infatti possiamo fare. Indovinate quante palline ha messo Chiara nella sua composizione rosa? Chi indovina? Mannaggia, l'ho già detto, però non dovevo dirlo. Vabbè, ma il numero preciso, preciso. Comunque si vede, sì, come sto procedendo, più Sì, o più o meno. meno sì, perché magari fra un po' vediamo con l'altra inquadratura. Guarda, ci ho pensato proprio stasera, ho detto, ma con l'inquadratura come si farà poi? In effetti questa parte è un po' complicata da inquadrare. Sì. E Allora, vediamo. poi c'è l'inquadratura anche un po' alta rispetto Esatto, sì. al progetto. Comunque, vedi, adesso il cerchio è ben solido perché la colla si è asciugata. Quindi ho tolto già tutto. E quindi alla fine con le palline più piccole non vai a fare altro che a riempire i buchi. Sì. E poi ne ho ancora più piccole che le ho trovate, però ad esempio nella prima composizione non le avevo neanche messe perché non le avevo trovate e voglio provare dopo a metterle, a vedere come esce. Poi lo stesso con dei bottoncini magari velini, lisciato, quanto si possono decorare ancora di più insomma, questa struttura qua. Sai che ci vedrebbe bene tipo una stella pendente con un filo di nylon Sì, trasparente sì. che scende sopra il villaggio? Carino. Mi hai dato una bella idea. Oppure anche una cascata di stelle invece delle palline, se vi è un po' complicato anche da Sì, reperire, certo. magari se vi piace l'idea dell'anello, riempiendo tutto con queste stelline che scendono, anche bello, mi è venuto in mente Stelline, adesso. oppure magari anche con la parte i fiocchi di neve Anche, fustellati, infatti sì, magari infatti. anche quelli in 3D più o meno come vi ho fatto vedere per gli alberelli di Bellissimo. Natale. Beh, vi abbiamo dato tanti suggerimenti. Adesso voi non dovete far altro che mettervi all'opera e fare. Davvero, Comunque, i legni ricordiamo hanno che la parte superiore del centrotavola non è richiesta ai fini della partecipazione del gioco. Dovrete solo fare un centrotavola 3D. Quindi solo la parte della base, diciamo. Ci potete mettere quello che volete. Se ci mettete le casette, avrete il punto bonus. La scadenza è quella del 5 dicembre alle 23:59. Se riuscite a farlo entro dopodomani alle 22:30, avrete appunto il punto bonus. Sì, sta uscendo.
campo, quando hai finito, alzalo così vediamo tutte le palline Sì. attaccate. Ancora non l'ho finito. Aiuto. Mi avanzano palline. Forse. No, ne ho messo molte nell'altro. No. Ne avesse molte di più. Sì. Mi sono girata a riguardarlo, ho detto no, ne ho messo molte di più lì. Ci vuole molta colla calda. Fiumi di colla a caldo. Esatto. Allora, adesso ecco, così incollo anche qua. Già si vede, si intravede. Si vede? Si inizia a vedere già qualcosina. Sì. Perché adesso devo coprire tutte le magagne fatte dietro. E quindi è per quello che si riempie bene. Ok. Sì, comunque anche azzurro è bellino, cioè non è il mio colore preferito, ma è bellino. Molto bello, anche così. Si potrebbe anche fare un total white, che secondo me è bellissimo, molto Sì. elegante, un bianco e argento. Ma in base anche all'arredamento che uno ha, Esatto. se ad Se esempio volete gli piace fare. proprio Natale classico rosso, pensa anche al rosso e dorato. Oppure a chi piace il nero, lo fa nero. Certo, è tutto trovare anche le palline. Che palline ne hanno, non lo so. C'è stato un anno che C'erano? c'erano, io infatti l'ho preso l'albero che avevo all'altra casa, l'avevo fatto con le palline nere, mi pare molto Dai, bello. sì. Sì, bello. Non voglio che si stacchino. Allora, continuiamo a inserire palline. Palline come se non ci fossero domani. Ma alla fine le uso tutte. Infatti Roberta che dice che le piacerebbe rosso e oro. Beh, rosso e oro è il classico, in Il effetti. classico. Anche multicolor. Bene, mi piace proprio Domani questa tutte le scatola. ricerche della pelle. Questa cascata di palline. Robi, dopo ti dico i negozi dove li ho presi.
No, questa non mi piace qua. Questa sì. Sta diventando difficile. Questa qua. Questo qui. Sì, tra un po' vi faccio vedere com'è, perché ci sono quasi. Poi come l'acqua le è asciutta, ovviamente si può tutto ripulire, ma Tu lo ripulisci a freddo oppure ci passi le imbosse e le fai sciogliere la colla come fai di solito? a freddo. Cioè, Tu quindi con le devi imbosse? semplice. No, perché ho visto che alcune persone per far andare via la colla ci passano le imbosse e si scioglie la colla. Però Però secondo me si scioglie e poi rimane lì dove sta. Boh. Non l'ho mai provato, in effetti. non mi fido di questa cosa, non lo so. La mettere in blu. Tanto neanche si vede più qui. Sto parlando da sola. Preoccupare, è normale a chi lo faccio. Un altro bastoncino di cola, sono a tre o quattro, boh. Comunque, più palline di dimensioni diverse avete, meglio è. Sì, infatti, perché gli dà proprio un bel movimento e lo riempie anche. Sì, soprattutto per riempirlo. Vabbè, io direi che sta pieno adesso. Allora, ora mi sa che ve lo faccio vedere e mi dite se devo aggiungere o no. Regia. Dobbiamo cambiare inquadratura? Oh. Non lo so, ditemi voi. Ah, intanto Aspetta, alzalo dimmi un così magari lo po'. vediamo tutto. Aspetta. Uno si incolla questo, no? Aspetta. Allora, vediamo. Le tre più di là, ok, bellissimo. Secondo me Intravedo. va bene. Vero, anche perché adesso qua non lo sto riempendo perché prima devo mettere la parte in feltro. Il feltro, bellissimo, già bello così. No? Poi magari ne aggiungo altre dopo, non lo so. Adesso. Sai che ricorda quelle composizioni di quei palloncini, capito, in grande? Sì, più Assomiglia. vero. Bello Allora, bello. aspetta. Butto tutti i piollini un attimo, che ne ho troppi, o potrebbero servire per qualcosa, boh. Bellissimo, molto bello. Stanno arrivando i commenti.
E quindi per attaccare poi la base ci rimettiamo con le altre inquadrature. Quindi regia, devi tornare. Regia che non mi sente. Si è messo in sofferenza. Regia. Regia, ci sei? Sta dormendo? Non Povero. so, forse. No, no, c'è, eccolo. La regia stava comodamente sul divano Sì, e non ha infatti. sentito la chiamata. Disturbato sul più Allora, rimessa bello. l'inquadratura di prima. Sì, Sì. inquadratura di prima. Ok. No. Perfetto. Così mi sentite, sì? Ci siamo. Sì. Io ti sento. Ok. Penso anche agli altri. Allora, spero adesso devo snodare un pochettino questo. Sistemare prima le luci. Sotto, Quindi le luci le metti sotto. sì. Meno si vedono, cioè a me piace proprio che si veda via l'effetto da sotto la luce, cioè il gusto personale. Però meno si vedono fili e per me è migliore. Allora. Io e i nudi. Ok, ci sono. Allora, questo voglio che stia qua sotto. Quindi qua. Quindi già con l'acqua a caldo lo blocco. E poi questo lo lascio vagante. Anche perché devi lasciare la possibilità di cambiare la batteria quando si scarica, La giusto? La batteria quando si scarica. Esatto, sì. Ciao Ciao Maria, sì, c'era la diretta di Chiara che abbiamo Stiamo questa dieta, facendo il diciamo, centro tavoli. stiamo facendo un bellissimo centrotavola in azzurro, Chiara l'ha fatto anche in rosa. Dopo fra un Dopo po' te lo faccio te vedere. lo facciamo rivedere tutto. La diretta comunque non ti preoccupare perché rimane comunque nel gruppo, sulla pagina, scusate, e anche su YouTube quando verrà caricata. Quindi attacco un po' anche i fili, così. A casaccio ovviamente, tanto non ho esigenze che vadano da una parte più che dall'altra, ok? Però ho l'esigenza che mi rimangano piatte. Almeno un po'. Vi ricordo che per partecipare a questa sfida dovrete creare un centrotavola 3D, quindi con degli elementi 3D, ma che non necessariamente include l'anello con le palline. Adesso prendo questo pezzo di feltro che avevo, ma voi potete prendere anche cotone, qualsiasi cosa, ovata, o anche con la pasta neve. E con la pasta neve magari le luci vanno messe dopo, Sì, credo. penso di sì. Allora, poi l'eccesso ovviamente lo ritaglio dopo. Quindi inizio da qua. Anche questa l'attacco con l'acqua a caldo per fare prima. Sì, l'ha detto, allora se non mi sbaglio è 20 quello di prima e 25 questo Allora, di fianco. questo penso che sia più grande di 20, eh? Quello che ho usato con le palline rosa è sui 20 centimetri di diametro. Questo secondo me è già sui 25, questo che sto usando adesso. Comunque 25 il cerchio, forse 23, ma siamo lì. potete farlo della dimensione che volete, potete farlo più piccolo, Sì. più grande, come volete.
Cioè, in base a quello che trovate a casa, alla fine sono oggetti di recupero, soprattutto almeno le basi. Cioè, io ho deciso di fare così, di usare cose che ho da tempo e poi usufruirle con le carte di queste nuove collezioni che ci sono adesso. Okay, si vede, sì, come sto incollando. Sì. Vabbè, non c'è una scienza per incollare, ragazzi. Sto proprio incollando come capita, perché voglio proprio l'effetto morbido, come se fosse appunto un po' di, cioè, ci fosse neve, soprattutto qua vicino alle palline. Poi dove non mi piace è bella questo tipo di feltro, perché lo posso anche ritagliare e poi incollare dopo e non si nota. Poi cerco di appiattirlo in alcuni punti, perché è proprio dove magari devo metterci le casette, se no le casette ballano. Comunque abbiamo quasi finito. Alla fine gli alberelli ne potevo fare anche altri. Non è tardissimo. Ho sempre paura di fare tardi, annoiarvi. No, no, non c'è noi, ci vuole tempo effettivamente a attaccare tutte le palline, ma devo dire che pensavo anche peggio. In effetti, te la sei cavata con una decina di minuti, credo, a incollare tutte le palline. Sono stata veloce, Sì. tutto sommato. Ho visto l'ora, non sono neanche le 11, quindi ho detto: dai, Chiara, sono stata brava. Adesso cerco di fare le pieghe qua, perché così do più sostegno ancora, e poi lo taglio. Ok, adesso taglio l'eccedenza. Stando attenta a non tagliare il filo dei LED, perché per l'altro centro tavola ho rischiato 2 volte. Ah, ecco perché lo dici allora per esperienza Esatto. personale, E... oppure ogni fatto. No, poi tagliavo e dicevo: ma perché è così duro qua? Perché poi a un certo punto ho guardato, cavolo. Ecco perché. Comunque, no, qua toglio. Qua ho esagerato. Ok. Ho di nuovo finito l'acqua a caldo. Se ne consuma per questo progetto? Sei alla quarta? Sì. Però per velocizzare il tutto è l'unico.
e direi che qua ci sta bene un'altra palina. Sì, perfetto. Ok. Allora, vedete tutti da qua, sì? Quindi adesso si potrebbero anche iniziare ad attaccare le casette. Allora, vediamo anche le luci, se vanno bene. Sì. Questo non mi piace qua. Ah sì, perché poi dopo io ci ho aggiunto altre palline. Vabbè, lo faccio adesso. Allora, prima adesso metto le casette e vedo la disposizione. Come sparpagliarle. Così, così, così. Ma casette alla fine ne ho fatto 4. Ah no, ce ne ho Ne un'altra. hai Di fatta certo. 5-6. Ciao Roxy, buonasera. Direi. Sei arrivata alla fine, diciamo. Una qua, sì. Questo lontano, ok. Inizio a incollare. Allora, per molte dovrò di nuovo ritagliare qua perché voglio avere bene la base. Quindi anche per le casette uso l'acqua a caldo per farle aderire meglio al legno. E poi è anche più veloce. Eh? È anche più veloce. Eh sì. E una qua. Ok. Ne voglio una vicino là. Sì. Qua. Qui. Roxana dice bello che lavorone e un saluto alla regia sempre che vi Grazie. saluta. Quindi un'altra qua, adesso mi manca la chiesetta. Vedi, una cosa che avrei voluto da mettere nel villaggio e che però non ce l'ho proprio, sarebbe stato un piccolo cervo Carino, bianco da infatti. mettere sopra. Infatti. Non ce l'ho. Spero sia tutto ok perché qui il computer mi sta dicendo continuamente problemi di connessione, ma spero che
Sia tutto ok? Penso di sì, spero. Speriamo. Io Ma non sto vedo, cioè, a parlando. parte dal computer che forse sbarella, dal telefono vedo tutto tranquillo, quindi. Ah. Perché io ti vedo e ti sento Infatti, senza anch'io. problemi. Però ha smesso anche di piovere qua, sembra, almeno non sento più pioggia. Metto gli alberelli, è un po' poverello in effetti, servono più alberelli. Poi dopo mi metto a farli, di certo non vi tedio con altri alberi. Allora, quindi ho tagliato il tronchetto. Ultimamente a Natale i sacchettini mettono sempre mini palline. Ecco la tua bellissima idea di usarli. Ma mi sentite? Chiara, mi senti? Sì. Ok. Ero concentrata con la cola calda. No, perché qua continua a dirmi che adesso non c'è l'audio, ma boh, è il computer che mi sta facendo questi scherzetti. Allora aggiungo un altro capello. Ok. Allora, quindi gli alberi dovrò farne altri. Adesso aggiungo altre palline qua. Quindi alla fine, ridendo e scherzando, le palline le ho usate tutte. Allora, Elsa, sì, ripeto subito. Allora, per partecipare a questa sfida dovrete realizzare un centro tavola 3D. Nel senso che gli elementi sopra al centro tavola devono essere tridimensionali, ma non dovete necessariamente realizzare tutta la struttura superiore che ha fatto Chiara, quindi l'anello e le palline. Potete anche non metterla. Per quanto riguarda gli elementi 3D, usate quello che volete. Se mettete le casette, avrete un ulteriore punto bonus perché è il vincolo opzionale. La scadenza è quella del 5 dicembre alle 23:59. Se siete super veloci e quindi riuscite a farlo entro dopodomani alle 22:30, avrete un altro punto bonus. Per qualsiasi domanda o dubbio, chiedete pure. Esatto. E quindi potete usare, come abbiamo detto durante la diretta, per la base un piatto, del cartoncino vegetale magari di recupero, rivestito con dell'ovatta, della neve, insomma quello che avete a casa. C'è anche la pasta neve che abbiamo, è tornata disponibile qualche settimana fa. E poi penso che vi ho detto tutto, il resto sta alla vostra fantasia, non vediamo l'ora di vedere i vostri progetti. Ok. Chiara, secondo me potresti stare un'altra oretta a incollare Capisci? alberi, casette e Ma no, ma cosa dici?
Beh, io direi che praticamente è finita, a meno che non vogliamo metterci anche un nastro attorno. Vediamo come ci sta. Allora, ce l'avevo qua, sono sicura. Avevo Sì, l'ho visto qua. prima nella cassettina delle Trovato. palline. Allora, direi che ci sta bene questo, secondo me. No, vabbè, anche Esatto, questo è Elsa. scuro. Cosa dite? Anche Chiaro o esatto. scuro? Vediamoli. Ma vediamo un po' se ci sta anche bene, perché non lo so. Perché l'idea sarebbe da mettere attorno. Allora, il nastro ci sta, però forse copre la corteccia che comunque è anche carina. Ho Infatti. No, sai che solo il questo è... fiocchetto davanti. Sì. Dici? Sì. Facciamo un fiocchetto. Un fiocchetto blu. Aspetta che devo cercare di ricordare come si usava questo. Ok, così. Aspetta. La Carla dice stupendo. Grazie di cuore. Allora, sì. Vedete? Sì. Vicino alla casa, no, vicino alla casetta, perfetto. Ho scelto. Trovato. Ho trovato il suo punto. Tu per Sì, effetti. sono brava a usare il Lazy Bow Maker. Abbiamo fatto anche il video su YouTube, probabilmente, non ricordo se è il primo, ma uno dei primi sicuramente. È comodissimo perché io i fiocchi precisi a mano non li so fare. Sì, Invece chissà con cosa quello fa. vengono proprio precisini, precisini. Allora, sai cosa faccio? Una cosa che ho notato che mi può piacere. Aspetta, se non mi brucio. Adesso, la prima cosa puntita che ho trovato. Mettere dei piccoli fiocchettini o proprio dei piccoli nastrini qua in mezzo. Per i buchetti. Sì, Sì, mi molto piace. carino. Lo so. Sì. Allora, possiamo anche interrompere la diretta e io Domani continuo. ci fai la Ovviamente. foto. Sì, che secondo me io vado a non pranzo, ragazze, perché voglio fare altre cose, mi sta piacendo Vuoi e non mi sta continuare ad smettere. addobbare? No, dai. Allora, magari facciamo rivedere un attimo il progetto, le casette Certo. dall'altra angolazione, se riesci. Allora, vediamo. Aspetta, Questa ci bisogna dobbiamo fare rimettere nell'altra l'inquadratura. inquadratura, Sì. sì. Io tolgo anche questo. Regia, sei stato nominato, penso per l'ultima Lucia. Sì, volta. Poi però è finiamo evidente. l'inquadratura, finiamo la diretta con questa inquadratura, dai. Allora. Regia. Sì, arriva, arriva, è arrivato, cioè sta operando. Ecco, bellissimo. Stupendo, bello bello, davvero bello, bello anche blu, nonostante io sia un amante del rosa, ma Idem, mi è bello, sta piacendo anche il blu. è molto bello anche blu, sì, Sì. bellissimo. Mo ne devi fare una versione bianca, total white, una, come hai detto, rossa, Mila. facciamo tutte le versioni, riempiamo la casa di centrotavola. Bellissimo, davvero, davvero molto bello, molto molto Grazie. scenografico. Sì, in effetti è più scenografico che tecnica. Tecnica non c'è niente, però scenografico sì. Molto 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 ci piace, quindi vi ricordo per l'ultima volta che per partecipare a questa sfida dovrete realizzare un centrotavola 3D, nel senso la base, diciamo, simile a quella che ha fatto Chiara, ma potete usare qualsiasi materiale avete a casa. Il vincolo opzionale è le casette, quindi non necessariamente ce le dovete mettere, ma se ce le mettete avrete il punto bonus. Entro il 5 dicembre alle 23:59 e se siete super veloci, entro dopodomani alle 22:30.
Perfetto, ci siamo. Chiara continua a attaccare palline e Sì. cose. Devo salutare ragazze, io Ci salutiamo continuo. che se ti lasciamo. Perdendo l'inizio, le casette, non ho capito, Roxy. Nel senso che non sono, sono solo opzionali. Non è un Non... vincolo obbligatorio. Oh, è obbligatorio, sì, infatti. Va bene, grazie per averci seguito come sempre. Buona serata a tutti, buonanotte. Mi raccomando, Chiara, non fare la nottata. No, ci Incollare tu. provo. Beh, ho quasi Roxy. finito. Posso Dai. farcela. Buonanotte, ciao, ciao a Buonanotte a tutti. tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie a tutte.